Ciao Luca, Ciao. senti, una cosa che vedo spesso fare è, io ho questo pezzo qua in origine, lo usuro, diventa molto più piccolo e lo riutilizzo su un'altra macchina perché, dai, un penny risparmiato oggi è un penny guadagnato domani, È no? proprio sì. Purtroppo è così, cioè nel senso che questa molla, per esempio, è diametro 150, viene usata sulle macchine a controllo numerico verticali. Poi l'operatore cosa fa? Una volta che l'ha finita sul controllo numerico verticale, la va a riutilizzare su un controllo numerico orizzontale. Poi addirittura ci sono certi che ho visto che quando è arrivata la molla a diametro 50, cosa fanno? La riutilizzano, cambiano il mandrino e la portano fino all'esaurimento. Però tu che le vendi, tu che le fai, non le hai pensate per fare questo percorso? No, perché ognuna è singola, cioè nel senso che è stata studiata e concepita con dei parametri tecnici, con delle informazioni per quel tipo di macchinario, con quel tipo di vetro. Quindi il rendimento è un po' un'arte che ha l'operatore, di saperlo usare nelle vite Eh successive. sì, perché poi cambia la miscela, cambiando la miscela, cambiando anche la granulometria, è l'operatore che nelle sue mani ha i parametri tecnici giusti, corretti Quindi è per. la sua storia, la sua esperienza che gli permette, perché quello che dici tu è quello che è scritto su questa scheda tecnica Sì. che garantisce di come l'hai venduta in origine. Sì. Però l'attacco comunque funziona sempre lo stesso, cioè L'attacco. non c'è pericolo che parta al colpo. No, non c'è pericolo. Ok. Ciao. Ciao ciao.